La Insta360 X3 e la GoPro Hero 12 sono due videocamere fantastiche, ma a mio avviso sono totalmente differenti. In molti mi avete chiesto quale conviene acquistare e, spoiler, dipende da quello che dovete fare. Infatti, prima di tutto partiamo dal fatto che la GoPro è una classica action cam a lente singola. Dal display anteriore o da quello posteriore possiamo vedere quello che stiamo inquadrando. Quindi, prima di registrare un video, selezioniamo il campo visivo e scegliamo cosa riprendere. Con la Insta360 X3 possiamo fare lo stesso, infatti sono presenti due lenti che possiamo usare anche singolarmente. Quindi selezionando la lente anteriore potrò fare un video selfie ed avere l'anteprima dal display. Naturalmente possiamo anche selezionare la lente posteriore per cambiare inquadratura. Con entrambe le lenti è possibile registrare video in 4K a 30 fps. La GoPro invece può registrare in 5,3K a 60 fps, in 4K a 120 fps ed in 2,7K a 240 fps. Inoltre la Hero 12 può registrare in 10 bit, quindi saremo avvantaggiati per la correzione colore. Come potete immaginare, quindi, per questo tipo di riprese la Hero 12 ne esce vincitrice, perché ha una qualità oggettivamente più alta e permette di fare anche degli slow motion incredibili. Ma la Insta360 X3 è una videocamera che può registrare a 360 gradi, quindi significa che se usiamo questa modalità verranno usate entrambe le lenti ed otterremo un video in 5,7K che ci darà un campo visivo molto più ampio rispetto a quello della GoPro e soprattutto potremo realizzare inquadrature uniche. Infatti, anche se la X3 può essere usata come una normale videocamera a lente singola, è registrando a 360 che si ottengono dei risultati fantastici. Partiamo dal fatto che grazie a questo tipo di riprese il nostro selfie stick scomparirà dall'inquadratura, mentre con la GoPro rimane sempre visibile. In questo video che trovate qui sopra ne ho parlato in modo più approfondito. Quindi grazie a questo trucchetto possiamo inquadrarci in tantissimi modi e sembrerà che ci sia un'altra persona a riprenderci. Se poi utilizziamo il bastone da 3 metri, potremo anche ottenere un effetto drone senza troppe difficoltà. Inoltre, dato che il filmato è a 360 gradi, non ci dobbiamo preoccupare troppo dell'inquadratura. Certo, è importante immaginare quello che vogliamo ottenere, ma dato che tutto sarà all'interno del video, da una singola clip possiamo avere dei video differenti. Ad esempio, adesso sto facendo un vlog e posso utilizzare questa stessa ripresa per fare un movimento di camera in post-produzione o per semplicemente inquadrare prima me e poi magari quello che sto guardando, quindi la scena di fronte a me. Adesso sono passato alla Hero 12 e la qualità di immagine è oggettivamente superiore. Si è alzato anche il vento, però appunto è un bel test audio. Però comunque siamo limitati da quello che stiamo inquadrando, quindi io adesso non posso fare in post produzione alcun movimento di camera e quindi se volessi inquadrare quello che c'è davanti a me devo effettivamente ruotare la GoPro, spostarmi con il selfie stick e cambiare inquadratura in questo modo. Per non parlare poi degli effetti che possiamo ottenere con un minimo di fantasia. Io, sfruttando il case subacqueo invisibile, ho realizzato tantissimi video subacquei che sono surreali. Lo stesso chiaramente possiamo farlo in superficie. Ad esempio, questo effetto è chiamato Tiny Planet ed è uno dei miei preferiti. Insomma, ragazzi, le possibilità creative con la X3 sono infinite. Paragonandola alla Hero 12, vediamo che entrambe hanno la filettatura per l'aggancio sul cavalletto, ma la GoPro ha anche i suoi classici agganci. Entrambe sono impermeabili fino a 10 metri di profondità, ma per ottenere un bel risultato con la X3 avrete bisogno del case subacqueo invisibile, di cui vi ho parlato nel video che trovate qui sopra. Entrambe supportano i comandi vocali ed entrambe funzionano come webcam se collegate al computer. Trovate gli approfondimenti su questa modalità in descrizione. L'anteprima dallo smartphone è disponibile con entrambe le videocamere anche in fase di registrazione. La X3 ha un touch and feel migliore grazie alla possibilità di attivare la vibrazione, sembrerà quasi di avere uno smartphone tra le mani, ma la Hero 12 ha un'interfaccia un po' più fluida rispetto a quella della X3. Entrambe sono dotate di una batteria removibile e supportano micro SD fino a 1 TB. La Hero 12 ha la lente copriobiettivo removibile, mentre la X3 no, e quindi dovremo acquistare eventualmente le protezioni per le lenti. E adesso testiamo sia l'audio che la stabilizzazione. Questo è il microfono della GoPro Hero 12, mentre questo è il microfono della Insta360 X3. E quindi direi di iniziare a correre e vediamo un pochino come rendono entrambe per la stabilizzazione in condizioni abbastanza movimentate. Se con la GoPro abilitiamo il campo visivo lineare con il blocco dell'orizzonte, avremo un campo visivo più stretto, ma avremo la possibilità di ruotare completamente la videocamera ed avremo sempre l'orizzonte allineato.
Con la X3 questo è sempre possibile farlo, perché registrando a 360 gradi inquadreremo tutto e quindi non ci sarà alcuna limitazione. Chiaramente la X3 ha un bel vantaggio, perché non dovrà stringere il campo visivo per avere questo tipo di stabilizzazione. Inoltre vi faccio notare questa cosa, ovvero che se muoviamo le videocamere in questo modo, la X3 riuscirà a mantenere la stessa inquadratura, mentre la GoPro no. Chiaramente questa non è una situazione normale, noi non registreremo mai così, però questo è per farvi capire quanto può stabilizzare la Insta360 X3. Parlando di campi visivi, sulla GoPro possiamo selezionare appunto lineare, che è il più stretto, ampio, che è quello standard, ma possiamo anche usare super view o addirittura hyper view, che è un campo visivo gigantesco che però distorce di molto i bordi, mentre sulla X3 la distorsione è minore e comunque possiamo ottenere una visuale ancora più ampia. Ora ragazzi, invece di vedere tutte le altre funzionalità delle singole videocamere, vi vorrei parlare dell'utilizzo pratico. Infatti personalmente ero preoccupato dalla gestione dei video a 360, ma vi devo dire che è molto più semplice gestire questi video invece di quelli della GoPro. Infatti i video della Hero 12 contengono più dati ed a causa del codec HEVC sono molto difficili da gestire dei dispositivi più datati o poco performanti. Del resto, se si vuole la massima qualità, serve uno smartphone o computer in grado di gestire questa mole di dati. I video della X3 invece sono leggerissimi e li possiamo editare senza grossi problemi. Inoltre Insta360 mette a disposizione gratuitamente Insta360 Studio per Windows e Mac per gestire facilmente i video, ma io vi voglio parlare delle app per smartphone. Infatti se mi seguite saprete che odio profondamente l'app GoPro Quick, che è piena di bug e mi ha fatto sempre odiare la gestione dei video da smartphone. L'app di Insta360 invece è ben fatta ed è molto completa. Potremo infatti scaricare rapidamente i video a 360 e modificarli con una semplicità incredibile. Ad esempio, questo è il video che abbiamo visto prima e semplicemente con degli swipe posso cambiare inquadratura, oppure posso zoomare o allontanarmi dalla scena. A questo punto posso creare dei key points che mi permettono di lasciare così l'inquadratura per tutto il video, o se ne inserisco più di uno posso creare dei movimenti di camera. Vi garantisco che dopo un paio di prove vi sembrerà molto intuitivo. Infatti grazie a quest'app ho iniziato a postare di più sui social. Inoltre sono presenti degli effetti preimpostati. Possiamo infatti ad esempio sostituire il cielo per avere un look totalmente differente. GoPro Quick invece ha meno funzionalità e comunque per sbloccarle tutte richiede l'abbonamento a GoPro. E oggettivamente non c'è storia. Quick è realizzata peggio e personalmente non la trovo intuitiva come l'app di Insta360. In ogni caso potremo ritagliare le nostre clip, fare la correzione colore o fare anche dei montaggi automatici. Questa comparazione non è semplice da fare perché, come avrete capito, sono due dispositivi totalmente differenti e quindi se il video vi sta piacendo vi invito a lasciare un bel like. Parlandovi delle mie impressioni, vi posso dire che uso le GoPro da oltre 10 anni e le porto in giro sempre con me. Questa GoPro Hero 12 è praticamente identica alla Hero 11 che ho usato in tantissimi scenari. La qualità video di giorno è altissima e sono abituato a modificare i video al computer. Oramai poi faccio delle riprese molto calcolate sapendo esattamente ciò che voglio. La Insta360 X3 invece la utilizzo da qualche mese e in un primo momento mi ero messo a paragonarla con le stesse inquadrature della GoPro per vedere la qualità, ed in quel caso appunto la Hero 12 ne esce vincitrice, su questo non si discute. Ma dopo averla usata per un po' ho capito che la versatilità della X3 è unica. Infatti registrando sempre tutto quello che ci circonda potremo ottenere molto più facilmente un effetto wow, e si rivela fantastica per i social. Quindi se vi state chiedendo quale delle due sia la migliore, nessuna lo è in assoluto. Infatti dipende molto da quello che volete ottenere. Se vi servono riprese di alta qualità con un'inquadratura standard, allora la Hero 12 fa il caso vostro. Se invece vi piace sperimentare e volete ottenere delle inquadrature uniche postate principalmente sui social, a mio avviso la X3 fa assolutamente al caso vostro. Vi lascio il link di acquisto in descrizione e se vi state chiedendo quale scegliere io, beh ragazzi, io le uso entrambe in accoppiata alla mirrorless. In ogni caso, se avete dei dubbi potete lasciare un commento e vi ricordo che qui trovate i tutorial per entrambe le videocamere.